Buonasera e bentornati al videocorso QGIS per l'ingegneria idraulica. In questa lezione andremo a realizzare un modello 3D del nostro bacino e del nostro reticolo idrografico. Prima di iniziare, dobbiamo scaricare però un insieme di pacchetti di mappe attraverso il plugin Quick Map Service. Per scaricare tale plugin è necessario andare su Plugins, Gestisci e installa plugin. Scrivere qui Quick Map Service, selezionare e andare su Install. Io ovviamente non lo faccio in quanto è già installato. Dopodiché chiudiamo. Una volta installato, vedrete queste tre icone. Andiamo sulla prima, tasto sinistro, andiamo su Settings e clicchiamo qua. E facciamo salva. Una volta terminato, andiamo su Visualizza, nuova mappa 3D. A questo punto, prima di iniziare, prendiamo lo shape del nostro bacino, doppio clic, riempimento semplice. E andiamo a cliccare su riempimento trasparente. Perfetto. Dopodiché andiamo su colore tratto e mettiamo rosso. Infine, qua mettiamo 1 come spessore del tratto, in maniera tale da realizzare il nostro contorno del nostro bacino idrografico. A questo punto selezioniamo lo spigolo. Vediamo. Clicchiamo su questa icona e selezioniamo Google Satellite. A questo punto deselezioniamo il NEM. Dopodiché andiamo sull'iconcina Configura. Su terreno tipo selezioniamo DEM. Come altitudine possiamo impostare o l'elevazione del bacino, quindi di conseguenza il raster del nostro bacino, oppure un raster che ricopra un'area più grande. Nel mio caso vado a prendere quella che ricopre un'area più grande. Seleziono, qui impongo 512, dopodiché vado su OK. Attendo un attimo. Posso andare a vedere il mio modello 3D. Questo è il modello 3D del nostro bacino idrografico. Per accentuare maggiormente le quote è possibile anche effettuare un'operazione. Per fare questa operazione andiamo a cliccare la solita iconcina e come scala verticale imponiamo ad esempio 2. Questo significa che le quote già presenti nel nostro DEM verranno raddoppiate. Ecco, questo è il risultato finale. Inoltre c'è la possibilità di stampare anche una foto del nostro modello 3D semplicemente andando su Salva come immagine. In questo caso io salverò sul desktop. Andrò a scegliere il formato che più desidero, nel mio caso lascio il seguente e scrivo modello 3D. Salva. E apriamo il nostro modello 3D. Questo è il modello 3D del nostro bacino. Ovviamente è possibile, cambiando l'orientamento,
effettuare nuove stampe del nostro bacino e effettuare le stampe che più ci piacciono. Buona serata e grazie dell'attenzione. Arrivederci.